Questi sono i lavoratori di Agile ex Eutelia, azienda in amministrazione straordinaria. Si sono riuniti qui, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, per l'ennesimo incontro con il Ministero. Stiamo arrivando alla sede del Ministero dello Sviluppo Economico insieme ai lavoratori di Agile ex Eutelia, che oggi sono stati convocati per un incontro al Ministero. Da pochi giorni, infatti, più di 800 lavoratori hanno ricevuto un'ulteriore sorpresa: la lettera di licenziamento. Dal 1 luglio saranno tutti senza lavoro. Con l'aiuto di Laura Castelli, deputata del Movimento 5 Stelle, riusciamo a riprendere l'incontro al Ministero. Eravamo sotto i loro palchi quando gridavano lo scandalo di una politica che non vuole decidere su un settore importante come quello di cui loro si occupano. La deputata entra e cerca di parlare con il ministro Guidi o il vice ministro De Vincenti. È la prima volta che le telecamere nascoste entrano all'interno del Ministero e riprendono una trattativa sindacale. Il ministro Guidi non c'è, ma la deputata riesce a parlare con il vice ministro De Vincenti. Era un'azienda che prendeva l'80% degli appalti pubblici. Sì, è andato benissimo, ieri. Oggi è una cosa in amministrazione straordinaria. Questo signore che sta parlando e che ritroveremo al tavolo della trattativa più tardi è il funzionario che segue questa vertenza da anni. Perché non è l'operaio classico, cioè questi sono tutti laureati, sì, con una certa... Vabbè, alta professionalità, possiamo chiamarla alta professionalità. Molti sono degli operatori tecnici, cioè degli aggiustatori di hardware. E sistemare questi non è una cosa, non siamo di fronte a aziende di punta dell'innovazione. Peccato che fino a ieri i sistemi informatici sviluppati da questi lavoratori gestissero giustizia, sicurezza e difesa. Lo chiedo perché loro... Dopo arriverò, adesso devo fare un altro tavolo in corso. Venite. No, io glielo chiedo semplicemente perché lei sappia che per loro era importante che una parte politica ci fosse, visto che tutte le volte vengono ridotti a parlare con funzionari. Grazie, onorevole. La domanda è: lei ci sarà al tavolo? Devo anche. Al tavolo con i lavoratori, invece, il vice ministro non si presenterà mai. E quando gli operai reclamano la sua presenza, guardate che reazione ha il funzionario. Non c'è un ministro, non c'è un vice ministro, non c'è nessuno. Per quale motivo non sono presenti? Non è presente il ministro Guidi. Lo stesso funzionario che pensava di questi lavoratori che fossero poco qualificati abbandona il tavolo quando richiedono la presenza del ministro. Per quale motivo non sono presenti? Non è presente il ministro Guidi. Io lo saprei. Questa è la risposta del ministero dello sviluppo. Qui ci state prendendo tutti per i fondelli. Il clima è acceso e i lavoratori sono esasperati. Anche questa volta la politica li ha abbandonati. I funzionari poi torneranno al tavolo e la discussione durerà altre 3 ore. Alla fine solo una promessa, la proroga della cassa integrazione. E nessuna speranza di ricollocare i lavoratori. La verità è che qua oggi c'erano i burocrati. I burocrati, per mettere in piedi tutte le cose che hanno detto oggi, hanno bisogno della parte politica, che oggi non c'è. Noi vogliamo lavorare, soltanto chiacchiere, l'ennesima volta di chiacchiere. Cioè questo è soltanto per sapere il culo, non è...